Ciao ragazze, ben trovate, anzi ben ritrovate, perché sono perché sono sparita per un bel po', perché per me è stato impossibile fare video. Più che fare video, è stato proprio impossibile vivere. Allora, per sfortuna non sono riuscita a fare video, non sono riuscita a fare praticamente nulla in questi mesi. E per fortuna ho lavorato tanto. Mi è arrivato un messaggio. Sì, non sono riuscita a far video, non sono riuscita a far nulla. Infatti ne ho parlato anche in un video precedente. Non sono riuscita praticamente neanche a comprare qualche prodotto nuovo. Anzi, nell'ultimo periodo sì, nell'ultimo periodo sono riuscita magari ad andare un po' in giro, pochissimo, e magari comprare qualcosina, qualcosa di nuovo, eccetera. La scorsa settimana volevo fare il video, un tutorial, cioè questo tutorial sul trucco adatto alle giornate con molto caldo, quindi antiafa, però è arrivato il diluvio, quindi quella settimana lì ho deciso di non farlo più, perché ho detto vabbè, non io faccio un video per l'afa quando c'è il diluvio universale. Quindi lo sto facendo oggi, che in realtà il diluvio c'è anche adesso, cioè secondo me sono io, perché allora la settimana scorsa volevo fare questo video, avevo un momento libero, ho detto vai, faccio il video, però è arrivato il diluvio, ok? Il video è saltato, il diluvio è passato, di nuovo 40 gradi, sole che spaccava le pietre, giornate bellissime fino a ieri. E quindi ho detto domani mattina, infatti sono appena sveglia, non so se si vede, ho gli occhi un po' gonfi, quindi scusate se nel video vedrete gli occhi un po' gonfi, ma mi sono svegliata, ho detto devo fare assolutamente un video perché sono sparita. Però mi sono svegliata, non so se sentite il vento, c'è il diluvio anche adesso. quindi ho detto che cavolo, non devo fare neanche adesso il video antiafa. Beccatelo, io lo faccio lo stesso, tanto per un po' dicono, aspettate, guardiamo le previsioni insieme. Dicono che qui da me, dicono che qui da me, cioè a Palermo, domani ci sarà il sole, quindi magari oggi piove da me e da voi c'è il tempo, un tempo stupendo, non lo so, ditemelo voi. Comunque il video lo faccio lo stesso, fate voi se lo volete provare o no. Quindi allora, in questo periodo devo dire che non mi andava per niente di truccarmi, cioè la voglia di truccarmi è stata pari a zero. Mi sono truccata un po' di più, quindi un po' di più intendo ombretto, eyeliner, matita, magari se sono uscita qualche sera, e dico pure qualche sera perché non vi giuro che non ho, vi giuro che non ho vissuto per niente. Comunque non ho avuto voglia di truccarmi, quindi i miei trucchi erano un leggero fondotinta, mascara e un po' di burro cacao oppure un po' di gloss, basta, e andavo, partivo per la mia missione, quindi missione spose, eccetera. E parlando di fondotinta, in estate io odio fortemente applicare il fondotinta perché si suda tanto, non mi piace per niente la sensazione di maschera sul viso, oppure magari mi tocco, mi gratto e mi ritrovo il fondotinta sulle mani. No, odio questa cosa qui, quindi io in estate vado molto di BB cream o face and body foundation di MAC, perché li trovo leggeri, perché non appesantiscono il viso, non danno l'effetto maschera e comunque va bene. Allora, diciamo che sono adatti molto per le ragazze che non hanno tanto bisogno di coprire i difetti. Io ho le lentiggini per esempio e me le tengo, mi piacciono, me le tengo, quindi non mi interessa coprirle.
Se c'è qualche brufoletto, qualche macchiolina, più che altro vado un po' di correttore, poi applico il Face and Body o la BB Cream e basta. Naturalmente non hanno appunto una copertura elevatissima, anzi la BB Cream diciamo che non copre quasi niente, ma serve più che altro a uniformare il colore della pelle. Il Face and Body magari un pochettino di copertura la dà, però davvero leggerissima. Quindi se avete molti difetti, se avete difetti che volete coprire, non vi consiglio. Scusatemi, mi arrivano messaggi oggi, cioè mentre giro video. Allora, non disturbatemi più. Quindi dicevo, se avete molti difetti, di certo non vi consiglio un Face and Body. Volete coprirli, andate con un fondotinta un po' più pesantino. Andate con un fondotinta un po' più pesantino, un po' più coprente. In questo tutorial vedete in azione il Face and Body Foundation di MAC. E in questo momento la mia colorazione è il C6, perché ho preso sole. Sono andata a mare due volte. In tutta l'estate sono uscita a mare andare due volte. Quindi vi dico soltanto che vergogna per una siciliana andare a mare soltanto due volte in estate. È vergognoso, cioè è la prima estate che oggi mi sto dilungando. Comunque è la prima estate che mi capita davvero di andare a mare soltanto due volte. Solitamente in questo periodo io sono carbonizzata, invece adesso non tanto per dire, ho un po' di colore su, ma lasciando stare la mia abbronzatura, quindi dicevo, ho usato il Face and Body Foundation soltanto mascara, perché per quanto riguarda l'estate, dicevo, io la mattina soprattutto non mi metto a truccare, non inizio con sfumature eccetera eccetera, ma vado soltanto di mascara. Ma se voi non volete comunque rinunciare a un po' di ombretto, io vi consiglio sempre di applicare qualcosa che duri, quindi magari qualche ombretto in crema, e ce ne sono tantissimi di ottimi, da quelli più costosi a quelli più economici, per esempio come quelli della Makeup Forever che sono fantastici, quelli della Smashbox che io sono fantastici, o quelli della Tarte che magari lo so, non è facile trovarli qui, credo. Io l'ho presa a New York, non lo so se qui è facile trovarli, non lo so, comunque. O quelli più economici come quelli della Wycon, che sono davvero ottimi. Quindi magari applicate un pochettino di questi ombretti per dare ancora più di luce alla palpebra, mascara e un po' di burro cacao, gloss, in questo caso un rossetto acceso e via. Io appunto ho usato questo rossetto perché volevo magari dare un po' più di colore alle labbra, visto che sugli occhi ho soltanto mascara e davvero un pizzico di ombretto per illuminare l'angolo interno e l'arcata e basta. Comunque, basta, ho parlato anche tanto, vi lascio il mio tutorial e ci vediamo dopo. Dopo aver applicato il fondotinta, adesso decido di stendere un po' di correttore sotto gli occhi per illuminare appunto la zona, e applico un mix di questa palettina della MAC, questa è la Light, applico un mix di questi due. Dopo aver applicato il fondotinta e il correttore, decido di applicare un po' di velo di cipria, perché a me l'effetto troppo lucido, comunque troppo luminoso, che lascia il Face and Body non mi piace tantissimo, almeno su di me. O comunque devo essere io a decidere che zone voglio più luminose delle altre. Quindi decido di applicare un velo di cipria, applico la Blot di MAC, questa è la Dark.
base fatta e adesso procediamo con gli occhi. Come punto luce andrò ad applicare Sin di Naked. Adesso passiamo a mascara e userò il Manga Punky. Allora, già ne ho parlato in precedenza in un altro video. Questo mascara non mi fa impazzire tanto, non l'ho mai amato alla follia. L'unica cosa che mi piace è che è molto nero. Non sapevo come toglierlo, ho provato 3000 struccanti, ma non sono mai riuscita a toglierlo come desideravo io. Però una ragazza, una di voi, mi ha scritto come toglierlo, mi ha dato questo consiglio e ora lo passo anche a voi. E praticamente per struccarmi che cosa faccio? Con un po' di acqua calda bagno col pastrelli e massaggio delicatamente, mi raccomando delicatamente, le ciglia e il mascara, così si scioglie, va via e riesco poi a struccarmi tranquillamente. E niente, quindi applico questo. Deve finire, giusto? Non si butta niente. Adesso passiamo al viso. Come blush utilizzerò lo stesso rossetto che andrò ad applicare e oggi applicherò Impassionate di MAC, questo fantastico fucsia corallo, è spettacolare. Per l'estate secondo me è eccezionale, anche perché esalta ancora di più la bronzatura. E questo è tutto ragazze, il mio truccone è finito, facilissimo da realizzare, ci vuole davvero poco, quindi va bene per la mattina, va bene per il pomeriggio, va bene per la sera se voi non amate truccarvi troppo, quindi con matite eccetera eccetera. E basta, ci vediamo al prossimo tutorial, che tra l'altro ho girato anche oggi perché avendo un giorno libero, avendo un po' di ferie, recupero e quindi ci tutorial a manetta, come si suol dire. Quindi ci vediamo al prossimo.